Allora, stamattina si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e sono stati individuati percorsi per mettere in campo i controlli a seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto che, come sapete, è stato pubblicato il 26 di novembre sulla Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 27. La questione sostanzialmente è l'entrata in vigore del Green Pass cosiddetto rafforzato, che sarà necessario dal 6 di dicembre fino al 15 di gennaio per accedere a una serie di attività. Quindi anche se non c'è un passaggio di colore della regione, quindi pur restando in zona bianca, sarà necessario avere il Green Pass rafforzato, che lo ricordiamo vuol dire Green Pass da vaccinazione oppure da guarigione da Covid, per accedere a diverse attività che vanno dalla ristorazione alle palestre piuttosto che alle fiere, ai mercati, anche alla nostra città del Natale, e a una serie di iniziative che cinema, teatri, quindi l'argomento che è stato trattato questa mattina, oltre ad analizzare il decreto, è stato anche il tema dei controlli, un tema che chiaramente investe sia tutte le attività che ho menzionato, ma anche il discorso del trasporto pubblico locale. Saranno fatti dei controlli molto precisi, puntuali, mirati, dedicati, e quindi anche se ci tengo a precisare che chiaramente la miglior forma di controllo è quello che ciascuno di noi può esercitare su se stesso, per cui proprio in un momento come questo, dove abbiamo faticosamente raggiunto la libertà, è opportuno essere molto prudenti e responsabili. Quelli già effettuati sì, sono stati diciamo che sono stati di due tipi. Per quanto riguarda la città di Arezzo, ad esempio, dove è in corso la città del Natale, e c'è un'ordinanza che era stata appunto individuata come misura aggiuntiva per poter svolgere questa manifestazione, quindi c'è già l'obbligo per esempio di utilizzare la mascherina all'interno delle mura cittadine. E questi controlli sono stati fatti con un doppio binario: da un lato invitando coloro che magari non la indossavano fin dal primo momento la mascherina ad indossarla, e poi effettivamente al verificare il possesso del Green Pass, che fino a lunedì è un Green Pass ordinario per accedere alle manifestazioni. Diciamo che come controllo a campione ci siamo attestati intorno al 40%. Deve fare questi controlli? I controlli sono effettuati dalle forze dell'ordine, coadiuvati naturalmente dalla polizia municipale, e poi per l'accesso ad alcune strutture vengono controllati dai tutor che sono stati messi in campo. Ecco, l'ultima domanda sulle zone, no? Che comprende questa ordinanza del sindaco Ghinelli, ad esempio Corso Italia ci rientra? Sì, assolutamente, tutto quello che è all'interno delle mura, quindi per dare una dimensione, diciamo, proprio tutta quella che è la cinta muraria, tutto quello che è racchiuso dalla cinta muraria, dai bastioni fino alla Piazza Grande.